Amici telespettatori di Sui Sport TV, torniamo a occuparci del Tennis Club di Melide. Questa volta siamo in occasione del torneo ITF Senior. Ho il piacere di avere qua il direttore Vinicio Bernardini. Beh, un appuntamento quello di Melide che raccoglie tanti tennisti da tutto il mondo. Direi di sì, abbiamo iniziato un po' per gioco, visto che siamo soliti organizzare degli eventi a livello nazionale e locale. Ci siamo voluti lanciare nel circuito internazionale della Federazione ITF, iniziando un po' in sordina, ma piano piano abbiamo visto che la cosa è stata gradita da parte dei giocatori e di anno in anno, a parte l'anno del Covid, siamo riusciti a organizzare un ottimo torneo con gente che viene oramai da tutto il mondo a giocare il nostro piccolo grande torneo. Beh, come abbiamo detto, oltre 100 giocatori partecipanti in questa 6 giorni ricchissima, peraltro in un contesto, quello del Lago di Lugano e di questo tennis club che è un vero fiore all'occhiello. Sì, siamo veramente fortunati, probabilmente è molto facile organizzare i tornei qui, vista la location che è stupenda sul lago, abbiamo un club bellissimo, i campi sono stupendi, abbiamo parcheggio vicino, tutte le strutture che può accontentare i tennisti locali e che vengono da fuori. Beh, ricordiamo, lei è maestro, lei insegna in questo tennis club soprattutto attività per tanti giovani ma anche meno giovani. Sì, sicuramente, e forse per quello che anch'io purtroppo non sono più così giovane e mi sono avvicinato un po' di più a questa categoria che merita rispetto e sono tanto appassionati del tennis e non vogliono abbandonare. Come avrete sentito, oramai si dice, fra virgolette, speriamo sia vero, che il tennis allunga un po' la vita di 10-15 anni e sarà così. Infatti noi vediamo, siamo riusciti ad organizzare addirittura una categoria di ottantenni che sono venuti a giocare il nostro torneo, per cui c'è speranza per tutti di continuare da bambini e continuare tutta una vita a giocare a tennis, perché si sta bene a giocando a tennis fisicamente e mentalmente. Beh, ricordiamo tra un mese l'appuntamento clou dell'ITF Quinticino con il torneo di Lugano. Sì, grazie, io direi che non solo in Ticino ma in tutta la Svizzera, è il torneo più grande per senior della Svizzera. L'anno scorso abbiamo toccato la punta record di 259 presenze, sarà dal 15 al 21 luglio, veramente un torneo internazionale, non solo per giocatori ma anche chi vuole venire a vedere. È bello perché c'è un insieme di giocatori provenienti da tutto il mondo. L'anno scorso c'erano giocatori provenienti dall'India, dal Cile, dal Canada. Insomma, anche il grado attira molto i giocatori perché prendono tanti punti per la classifica ITF Master. Sarà molto bello essere anche a Lugano. E continuiamo con il presidente del Tennis Club Melide, Paolo Pallaro. Beh, un ITF Master che è diventato oramai un appuntamento fisso nel circuito internazionale. Sì, infatti quest'anno riusciamo a organizzare ancora questo bellissimo torneo internazionale. Credo che il nostro responsabile tecnico Vinicio Bernardini si sia già espresso sul tema. Non è l'unico evento del nostro bellissimo club. Abbiamo durante la stagione estiva tornei interclub, 7 squadre delle quali 2 in Lega Nazionale ci rappresentano in tutta la Svizzera e una squadra femminile, over 35, ci rappresentano bene in tutta la Svizzera. E il programma per quanto riguarda le formazioni, ringrazio ancora tutti i giocatori che si mettono a disposizione per l'interclub, non è cosa semplice perché in un certo periodo dell'anno bisogna incastrare sempre tantissimi impegni, ma riusciamo come al solito ad arrivarne a uno. Beh, un'attività che è ripresa a pieno regime, tanti appuntamenti di tornei come ha detto, ma anche attività settimanale con tanti giovani e meno giovani che fanno lezione e praticano questa bellissima disciplina del tennis. Quest'anno ospitiamo una scuola per giovani e per bambini dai 5 ai 20 anni, credo di ricordarmi bene, una scuola che si tiene durante il periodo maggio-giugno. Adesso al termine delle scuole abbiamo corsi per i ragazzi tenuti sempre dal nostro responsabile Vinicio Bernardini.